Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro sui 20 anni dell'autonomia scolastica. Sono Mauro Guerra, presidente di ANCI Lombardia, e il mio compito di introdurre questo appuntamento e di salutare. Intanto saluto Simona Malpezzi, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, che è già collegata e che vedo. Loredana Poli, che è poi presidente del Dipartimento Istruzione di ANCI Lombardia e che poi introdurrà la parte più di merito della discussione dopo i saluti iniziali. E poi vedo Patrizio Bianchi collegato, Marco Campione. Questi sono almeno le presenze che mi risultano dal mio schermo. Insomma, poi non so se ce ne sono altri, mi scuso con chi non ho salutato. Devo giustificare invece l'assenza rispetto al programma di Dario Allevi, sindaco di Monza, che è anche delegato di ANCI Nazionale per le politiche dell'istruzione e dei servizi educativi, che per un impegno improvviso legato alla vicenda, quello di cui parliamo in questi giorni, insomma, la vicenda della pandemia, ha dovuto rinunciare alla sua presenza. Niente, io dico pochissime cose come apertura dei lavori, diciamo così. Quando Loredana Poli, qualche tempo fa, diverse settimane fa, insomma, mi ha posto la questione, dice: ma sarebbe opportuno, pensi che anche in questa fase, pur così complicata, pur così emergenziale, non varrebbe la pena, dato che il 1° settembre del 2020 ricorreranno i 20 anni dell'autonomia scolastica, di fare una riflessione che non sia schiacciata sull'emergenza, sulla difficile situazione che vede direttamente coinvolte le scuole in questa fase e che invece possa anche, insomma, riprendere il passo e il respiro anche di una riflessione più ampia, anche a partire dall'esperienza che stiamo vivendo, ma possa provare a farci andare un po' in là rispetto ai giorni che abbiamo davanti. E niente, io ho accettato di buon grado, insomma, questa cosa. La ritengo importante, e ritengo importante quindi questo lavoro che il Comune di Bergamo, perché devo dire questo, siamo dentro al programma degli Stati Generali della Scuola Digitale 2020, no? Organizzati dal Comune di Bergamo con l'Ufficio Scolastico Regionale, con Centro Studi Impara Digitale. Ritengo importante che si sia mantenuto, e come ANCI Lombardia quindi abbiamo aderito con determinazione, insomma, a questa iniziativa, che sia mantenuto questo appuntamento e sia costruito questo appuntamento, anche perché serve un po' a dire, l'ho già detto in qualche altra occasione in questi giorni discutendo di altri temi, che esiste un domani, insomma, no? Che non siamo solo schiacciati su questa cosa che stiamo vivendo e con la quale dobbiamo fare i conti con tutte le attenzioni e la cura assolutamente necessaria. Sapendo anche che questa stessa esperienza contribuirà a cambiare il domani che si definirà e che stiamo disegnando e che vorremmo disegnare assieme. Però ecco, aiuta, insomma, a sapere che possiamo ragionare del futuro. Anche tenendo conto, lo dico così rispetto alla partita della scuola, dell'istruzione, a parte gli ultimi anni, insomma, qua in qualche modo, dove c'è stato un tentativo di ripresa, di disponibilità finanziaria, di messa in campo di riflessione sulla scuola. Veniamo da periodo di qualche decennio, insomma, no? Nel quale si è faticato e il baricentro delle scelte politiche era molto centrato, dopo, dentro la crisi della finanza pubblica, sulle politiche di bilancio, contenimento, eccetera, non ha aiutato sempre ad avere presenza. Ora si apre una fase diversa, non solo per la grande mole di investimenti che avremo davanti nei prossimi anni, anche su iniziativa dell'Unione Europea, tutte le disponibilità dal punto di vista degli investimenti che stiamo facendo, ma perché credo che questa emergenza ci abbia ricondotto anche a riflettere su alcune priorità. E se sicuramente ci ha indotto a riflettere su quanto la sanità e un sistema sociosanitario
che risponda e che sia organizzato diversamente sul territorio, nell'integrazione tra medicina territoriale, ospedali e così via, insomma, sia un punto assolutamente irrinunciabile di investimento da parte del pubblico, dello Stato, delle regioni, della Repubblica complessivamente, ma accanto a questo ci ha anche messo, ha portato in evidenza quanto la scuola, quanto il ruolo delle politiche educative e dell'istruzione siano centrali in ogni prospettiva di sostenibilità e di qualità, insomma, delle prospettive di un paese. E questo ancor di più in quanto brucia adesso averle chiuse le scuole, insomma, dentro questa fase, e quanto mancano a una generazione, a un pezzo dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze, quanto peserà, quanto sta pesando, insomma, questa mancanza e questo vuoto. Quindi ecco, a maggior ragione in questa fase dire che la scuola ci sarà, che la scuola continuerà ad essere, che riflettiamo e ragioniamo assieme su come ridare slancio a questa partita dell'autonomia, l'autonomia degli istituti scolastici, che ha incrociato un percorso non sempre facile, anche questo, in questi decenni, in questi anni, di autonomia degli enti locali, di autonomia dei comuni, eccetera, no? E però i comuni ce l'hanno messa, penso i comuni lombardi uno sforzo l'hanno fatto, no? Per accompagnare questo percorso dell'autonomia sotto tanti aspetti, sia dal punto di vista degli investimenti e dell'attenzione sul diritto allo studio, sulle strutture per quanto era nelle loro possibilità, sulla strumentazione, ma anche, forse anche su questo è uno dei terreni sui quali possiamo fare ancora molto, ma anche per fare del rapporto con il proprio territorio uno degli elementi che contribuiscono a costruire le caratteristiche dell'offerta formativa di ogni istituto, le sue peculiarità, no? Il suo modo di stare dentro una comunità e dentro un territorio, non soltanto quindi vedendo, interpretando i comuni con una funzione servente di servizi, diciamo così, no? Ci danno qualche soldo per fare i POF, ci danno poi i soldi se servono i banchi monoposto che non arrivano, quelli che arrivano dopo, ci aiutano in tanti modi, sono presenti, e questo è importantissimo, non lo voglio sottovalutare, ma i comuni anche come rappresentanti di una comunità, che riflette su quale deve essere il futuro, no, della prospettiva educativa, di istruzione e formativa di un territorio, e lo integra dentro un lavoro. Insomma, c'è molto da fare. I comuni che hanno fatto anche di più di quello che era nelle loro possibilità, abbiamo avuto qualcuno che è dovuto anche andare davanti alla Corte dei Conti, qualche amministratore, a spiegare perché il comune ha messo i soldi sui servizi, sul sostegno, sui servizi educativi, perché i soldi non arrivavano. Quindi c'è questa tensione, c'è questa forza, ci sono i problemi, di questi ne parleremo e ne parlerete, e però ecco, mi piaceva dire, aprire questo nostro incontro con questa riflessione, insomma, dentro l'emergenza, dentro questo momento un po' buio. Riprendere partendo dalle istituzioni scolastiche, dalle istituzioni comunali, che sono alla base di questo percorso di autonomia, e dal loro incrocio e da quello che possono produrre di fecondo, da questo punto di vista, credo che possa essere di buon auspicio, insomma, oltre ad essere particolarmente utile, credo, concretamente. Io mi fermo qui, perché non so adesso se è già collegata la dottoressa Augusta Celada, direttrice dell'ufficio scolastico regionale, alla quale io dovrei passare la parola. Dovrebbe essere collegata al telefono, giusto? Esatto. Prego. Allora, benvenuta, e le lascio la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, ho piacere di portare anche il saluto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia a questo importante seminario. Effettivamente sono 20 anni di autonomia scolastica e dopo, devo dire che dopo un inizio piuttosto lento e faticoso, questi ultimi anni e mesi soprattutto hanno dato un impulso enorme all'autonomia. Non sempre nella direzione che avremmo voluto, cioè l'autonomia dovrebbe aiutare le scuole a trovare una propria identità territoriale di rapporto col territorio e di riconoscimento dei bisogni formativi dell'utenza,
purtroppo è stata questi ultimi mesi soprattutto, l'autonomia è servita un po' per consentire alle scuole di trovare delle vie individuali, e questo non è quello che avremmo voluto vedere, però va assolutamente rafforzata questa importante misura di identità e di tutela costituzionale delle nostre scuole, perché comunque la scuola deve, anche con la lezione di questi lockdown intermittenti ormai, deve trovare una propria via di uscita, una propria soluzione, un proprio modo di pensare una scuola nuova, anche con l'aiuto delle tecnologie sicuramente, ma anche interrogandosi sulla funzione sociale della scuola. E quindi tanto più è necessario fare un bilancio di quello che dei passi che sono stati compiuti e anche della situazione normativa che costituisce la cornice di riferimento in cui operiamo, e per questo è quanto mai importante riflettere e trovare ragioni di studio, di approfondimento, anche in un momento in cui sembra che le soluzioni vengano solo dai tweet e dai pensieri fugaci. Ecco, invece è importante guardare indietro, guardare alla strada che si è fatto, e sicuramente dalla consapevolezza del percorso che le scuole hanno compiuto può venire anche uno scenario di riferimento per ripensare una scuola nuova e per dare all'autonomia anche quella sostanza di riflessione e di approfondimento che ne costituiva la ragione, insomma, della nascita e dell'affermazione. Non aggiungo altro perché in questo momento le tecnologie non mi stanno assistendo molto, ma certo rimango collegata, adesso vedo di risolvere anche i miei problemi di collegamento e seguirò il lavoro. Grazie, buon lavoro a tutti. Grazie. Posso dire una battuta, Loredana? Ti posso dire? Certo. Ma certo che sì. La didattica a distanza ha i suoi problemi e le sue sofferenze, ma anche la convegnistica a distanza ha qualche problema dal punto di vista dell'efficacia, comincia a dimostrarlo. Scusate. Senza dubbio, Mauro. Oggi abbiamo fatto un grande sforzo per l'intero palinsesto degli Stati Generali, che appunto è andato interamente online, quindi capisci che un'intera giornata improntata in questo modo, anche se abbiamo cercato di proporre un assetto diverso da quello che vediamo adesso, che è più classico del webinar, però sicuramente è stata faticosa, ma anche per le persone che stanno seguendo numerosissimi i lavori di questa giornata, sicuramente è impegnativo anche proprio dal punto di vista della tenuta dell'attenzione, eccetera. E appunto ricordiamoci, quando parliamo di lezioni e organizziamo le lezioni a distanza, di questa fatica indubbia. A questo punto io introduco un intervento di apertura della viceministra Anna Scani, che non potendo essere qui con noi in presenza ci ha però mandato il suo intervento, e per questo la ringrazio molto, quindi prego la regia di mandarlo. Ciao a tutti, grazie per questo invito. Ricordo che nell'ultima edizione degli Stati Generali della Scuola Digitale ero a Bergamo insieme a voi a discutere di come le tecnologie avrebbero potuto e dovuto cambiare la scuola, di come ci avrebbero potuto aiutare a risolvere criticità storiche e ad aiutare i nostri studenti e le nostre studentesse a fare dei passi in avanti nelle competenze di base, nelle competenze di cittadinanza, e quindi a migliorare il sistema della scuola. Ne discutevamo allora, oggi questa discussione è decisamente attuale. Ci siamo trovati nel mezzo di una pandemia che ci ha travolto, che ha stravolto le nostre vite, la nostra quotidianità, e che è stata un vero e proprio shock anche per la scuola, che ha sofferto moltissimo della necessità di rinunciare ad una parte della relazione in presenza. Nella prima ondata siamo dovuti
Abbiamo dovuto accettare l'idea che la scuola si facesse a distanza, con tutte le difficoltà del caso, pagando anche dei ritardi che conosciamo bene. E però proprio lo scorso anno, proprio da voi, parlavo della necessità di superare due opposti pregiudizi che ingessavano il meccanismo dell'innovazione nella scuola. Da un lato c'era chi riteneva che far entrare le tecnologie, il digitale, la didattica digitale integrata, di cui oggi finalmente parliamo a scuola, sarebbe stata la fine del sistema di istruzione come lo conoscevamo e quindi questo avrebbe prodotto un danno irreparabile. Dall'altra parte c'era chi invece riteneva che bastasse far entrare le tecnologie a scuola per risolvere i problemi dovuti ad un'istruzione spesso frontale, ad una didattica basata ancora troppo su discipline e nozioni. Ecco, questi due pregiudizi erano entrambi falsi e lo scontro con una vicenda drammatica come quella del Covid ci ha messo tutti nelle condizioni di prenderne atto e soprattutto di utilizzare le nostre risorse che avevamo investito sul digitale, sull'innovazione, anche grazie al percorso che si è fatto dal 2015 col PNSD, ad investire tutto questo per il bene dei nostri studenti e delle nostre studentesse, per salvare la scuola, per fare in modo che le relazioni restassero vive anche in un momento difficilissimo, complicatissimo. E quindi un anno dopo possiamo dirci che è ancora più attuale la discussione sul digitale, è ancora più attuale la discussione su ciò che non funziona, perché alcune criticità ci sono. In questo momento le scuole secondarie di secondo grado stanno facendo lezione non attraverso la DAD che abbiamo conosciuto nella prima fase, ma attraverso la didattica digitale integrata, con delle linee guida che sono decisamente più sviluppate, più attente ai bisogni reali delle scuole, delle autonomie scolastiche. Quindi dei passi in avanti li abbiamo fatti anche nel breve termine, ma ci sono passi in avanti necessari che invece si devono compiere sul lungo termine. Intanto c'è un tema di infrastrutture. Il ritardo di cui parlavo prima fa sì che non tutte le scuole siano ancora cablate, non tutte le scuole siano raggiunte da connettività veloce e sicura, e quindi l'investimento che è stato fatto e velocizzato nel piano bando ultralarga di 400 milioni di euro per arrivare a tutti e 40.000 i plessi scolastici deve ora diventare realtà, e contestualmente bisogna cablare tutte le scuole perché poi questo investimento si traduca in possibilità per le scuole di portare le tecnologie e il digitale nella vita quotidiana dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, dei bambini e delle bambine, proprio perché abbiamo visto la tecnologia e il digitale può arricchire il loro percorso formativo, non lo può sostituire, questo no, lo abbiamo imparato, la scuola in presenza è altro e rimarrà altro, ma quello che abbiamo appreso da questa emergenza non lo possiamo e non lo dobbiamo disperdere, quindi prima di tutto serve un investimento infrastrutturale che verrà anche dall'utilizzo dei fondi europei che raggiungeranno il nostro paese. Io confido che il prima possibile siano nelle disponibilità del nostro governo in modo da poter rendere effettivi tutti questi progetti che stiamo cercando di sviluppare facendo tesoro proprio di quello che ci è accaduto in questa emergenza. Dall'altro lato si è molto discusso in questi mesi di autonomia scolastica, che è il tema oggi del nostro dibattito. Io sono stata e sono una grande fautrice dell'autonomia scolastica perché credo profondamente ad una scuola radicata sul territorio, ad una scuola capace di rispondere alle esigenze e ai bisogni di tutti e di ciascuno, ad una scuola cioè che, come ci ha insegnato Don Milani, non fa parti uguali tra diseguali. L'autonomia scolastica nasce con questo obiettivo, con l'idea cioè che nella scuola si debbano sviluppare percorsi che tutti mirano all'acquisizione di competenze che siano in grado di dare agli studenti e alle studentesse pari opportunità, ma che ciascuno abbia bisogno di un suo percorso per arrivare al medesimo risultato, e quel percorso si costruisce attraverso l'autonomia scolastica. C'è bisogno però di una maggiore efficacia del meccanismo dell'autonomia, di meno burocrazia, di ingessare di meno l'autonomia e di sperimentare di più, di dare la possibilità alle autonomie scolastiche di essere davvero autonome nel quadro del raggiungimento delle competenze che dicevamo. Per questo c'è bisogno di molta formazione, di formazione dei dirigenti scolastici in particolare. Stiamo lavorando molto per accompagnare proprio loro, che in questa fase sono stati preziosissimi perché di fatto ci hanno consentito di fare fronte a difficoltà enormi legate all'apertura, alla riapertura
delle scuole e che stanno accompagnando con grande passione, grande forza di volontà in un momento complicatissimo i loro studenti e le famiglie. Sappiamo che ogni volta che c'è un contagio in una scuola il dirigente scolastico è chiamato a farsi carico di moltissime responsabilità, anche oltre quelle che sono previste dai protocolli, e quindi da loro bisogna partire, perché loro prima di tutto sono in grado di dirci dove va rafforzata l'autonomia scolastica, ma loro vanno anche formati perché gli strumenti che gli si danno siano poi utilizzati in maniera efficace, anche nel costruire un meccanismo di relazione col territorio che sia positivo e propositivo. Noi avevamo parlato, ci sarà qui Patrizio Bianchi, di patti di comunità. Ecco, i patti di comunità sono uno dei fronti che possiamo e dobbiamo sviluppare nella scuola che verrà. Noi non vogliamo tornare alla scuola pre-Covid, vogliamo costruire una scuola che faccia tesoro di quello che le è avvenuto nella fase del Covid, e sicuramente costruire una scuola che sappia stare accanto alla sua comunità, che abbia dei rapporti positivi col terzo settore, con le istituzioni, ma anche con tutto quel mondo, diciamo, della sanità, della salute e di tutto quello che gira attorno alle questioni del benessere e della vita, appunto, a 360 gradi dei nostri bambini e bambine, ragazzi e ragazze, del mondo dello sport, appunto l'associazionismo, tutto quello che vive in un territorio che ha bisogno della scuola e di cui la scuola ha bisogno. Quindi questo è sicuramente un elemento importantissimo nella volontà di sviluppare al meglio l'autonomia scolastica, perché dare forza all'autonomia scolastica non vuol dire voler lasciare sole le scuole. Se ne è dibattuto a lungo quest'estate, questa era l'altra faccia di questo dibattito. Noi insistevamo che dare forza all'autonomia scolastica sarebbe stato l'unico modo per garantire la riapertura, e così è stato nei fatti. Anche laddove questa forza non è arrivata nel migliore dei modi, però se si è riuscito a garantire il diritto allo studio è perché poi alla fine le autonomie scolastiche sono riuscite a mettersi in moto. Però non si può lasciare sola la scuola, non si può lasciarla sola dal centro, non si può lasciarla sola neanche sul territorio. C'è bisogno che le istituzioni, qui c'è ANCI Lombardia, dialoghino sempre di più e sempre meglio con le istituzioni scolastiche, perché poi a scuola si formano i cittadini. A scuola noi non formiamo semplicemente artigiani, impiegati, imprenditori del futuro, noi formiamo molto di più, formiamo i cittadini che decideranno del futuro della nostra comunità, e questa è la missione profonda della scuola, e questo lo si può fare soltanto insieme, non può farlo la scuola da sola. La scuola ha bisogno di ciò che la circonda, ma per questo quello che sta intorno alla scuola ha bisogno delle istituzioni scolastiche. Quindi diciamo che, volendo ragionare d'autonomia, c'è ancora una volta da superare alcuni steccati, alcuni pregiudizi ideologici di chi pensa che autonomia scolastica e perseguimento dell'eguaglianza siano in contrasto fra di loro. È vero il contrario, come dicevo all'inizio, e chiudo esattamente come ho iniziato: se si vuole che tutti siano messi nelle condizioni di raggiungere i medesimi obiettivi, a prescindere dalla famiglia alla quale appartengono, dalle condizioni sociali e familiari, ma anche dalle condizioni personali, occorre che la scuola sia messa nelle condizioni di pensare, sperimentare percorsi basati sui talenti e sulle peculiarità di tutti e ciascuno i nostri studenti e le nostre studentesse. Questo è quello che dobbiamo poter fare, questo è quello che vogliamo portarci dietro anche da questa difficile esperienza del Covid. Spero di venirvi a trovare di nuovo il prossimo anno in presenza per discutere ancora di questi temi, e speriamo di aver fatto dei passi in avanti sostanziali in questa direzione, anche grazie alle tante risorse che stanzieremo e che sono già state stanziate sull'istruzione, perché se c'è un lato positivo di una vicenda drammatica è che finalmente la scuola è tornata al centro del dibattito del Paese. Ora sta a noi fare in modo che ci resti. Grazie mille, buon lavoro e buon proseguimento. Grazie alla Vice Ministra Ascani, che ha già messo lì una serie di temi e di indicazioni interessanti che adesso vorrei riprendere con l'aiuto di Marco Campione, che ringrazio, di Patrizio Bianchi,
Ci siamo visti anche prima nel precedente tavolo degli Stati Generali e ringrazio per la presenza sempre preziosa Simona Malpezzi, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Guardate, io mi prendo giusto un momento per puntualizzare due questioni, cioè per dire che dal 1 settembre, il 1 settembre di quest'anno, formalmente è stato l'anniversario dell'entrata in vigore dell'autonomia scolastica, che però, diciamo, ha avuto, prima di entrare in vigore appunto nel 2000, ha avuto un buon decennio, diciamo, di gestazione a partire probabilmente da quella conferenza sulla scuola che era stata voluta dall'allora ministro Mattarella, giusto? Quindi ricordo anche che quel decennio è stato un decennio importante di pensiero sulla scuola, magari su alcuni livelli di scuola più che su altri, ma con un pensiero che ha portato comunque a esplicitare gli obiettivi e il senso dell'autonomia scolastica, appunto, con l'entrata in vigore poi nel 2000, il 1 settembre del 2000. Ora, in questi 20 anni sicuramente molte cose sono cambiate, quindi quando diciamo facciamo un bilancio possiamo preferibilmente provare a fare un rilancio che mi piacerebbe di più, anche perché in molti momenti di questa giornata ci siamo trovati a sottolineare il fatto che, lo diceva anche adesso Anna Scani, che lo scossone che la pandemia ha dato al mondo della scuola ha anche sollecitato una reazione, uno scatto anche delle capacità, delle risorse che la scuola aveva, ma forse non utilizzava, utilizzava male, sottoutilizzava, raccontiamola come vogliamo, però io partirei proprio dalla constatazione che ci sono dei problemi della nostra scuola, delle nostre scuole, che non sono certamente venuti a galla per via dell'epidemia di coronavirus, quindi ci sono dei problemi forse strutturali, senz'altro infrastrutturali, magari anche di questo poi faremo un cenno, perché anche dal punto di vista degli investimenti sulle strutture ci portiamo dietro un arretrato che recuperare è difficile. I sindaci, gli assessori all'istruzione, anche provinciali, lo sanno. L'età media degli edifici è, insomma, avanzata. Quindi, anche quando noi ragioniamo su situazioni performanti, su fibra nelle scuole e questo ambito di infrastrutturazione che è senz'altro da implementare, dobbiamo anche ragionare su dove andiamo a metterla questa fibra, che cosa vuol dire entrare in quel tipo di edifici con un'infrastruttura contemporanea che forse richiede un pensiero diverso. Un pensiero diverso è molto costoso sulle strutture edilizie. Insomma, questo è un bel tema. E tra l'altro è uno dei temi gestionali sui quali c'è il confronto più serrato tra le amministrazioni comunali e le autonomie scolastiche. C'è una divisione di ruoli chiara. A mio parere, quando ci si incontra tra soggetti che hanno a cuore l'obiettivo di andare a lavorare a favore dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, è più facile incrociare le esigenze di ruoli diversi, che spesso fanno fatica anche a parlarsi, ma questo punto è andato in crisi molto spesso su diversi temi, se mi consentite, anche quest'estate, cioè il passaggio di Anna Scani che giustamente diceva la chiave dell'autonomia scolastica è stata la chiave che ha aiutato nella ripartenza delle scuole in sicurezza. È vero,
tutti però ricorderanno anche le polemiche legate al fatto che fossero stati lasciati soli i dirigenti scolastici o che fosse stata loro attribuita una responsabilità eccessiva, cioè questo tipo di problematiche che ogni tanto si riaffaccia, credo che sia uno dei punti deboli del tema dell'autonomia scolastica, probabilmente io ve la butto lì, insieme a quello della scelta del personale e della gestione del personale. Intanto io metto lì questi due temi. Concludo solo per dicendovi che c'è un altro tema di interazione tra comuni e scuole che mi sta molto a cuore, cioè quello dei servizi a sostegno del diritto allo studio, quindi non solo strutture, anche servizi. E tra questi, va bene, cito il trasporto scolastico, cito la mensa, la refezione scolastica, che è un punto sempre più importante se vogliamo pensare, da un lato, al fatto che i bambini e i ragazzi possano stare a lungo durante la giornata a scuola, e dall'altro che molti dati, già prima dell'epidemia, adesso ancora di più, ci dicono che per molte famiglie, anzi per molti bambini, il pasto a scuola è il pasto vero della giornata. Quindi per noi anche questo è un elemento di grande attenzione. Ma soprattutto, lasciatemi dire, il tema dell'assistenza educativa scolastica, che è regolato da normative precise, c'è uno dei decreti attuativi della legge 107 che ancora aspetta dei pezzi per essere completato, ma è un tema che, come dire, è maturato anch'esso in questi anni o in questi decenni. Io credo che anche su questo forse si possa fare una riflessione diversa, cioè non solo la definizione dei ruoli, certamente, dei ruoli dell'assistente educatore, della relazione anche qui tra questa figura e la scuola, l'organizzazione della scuola, l'insegnante di sostegno, d'accordo, ma forse anche dal punto di vista pedagogico, se noi ragioniamo su contesti inclusivi, dobbiamo fare un passo in più ulteriore rispetto all'idea dell'assistenza educativa ad personam. Lo so che questo non c'entra specificamente con l'autonomia scolastica, però è un tema che mi sta molto a cuore. Non vuol dire non dare l'assistenza ad personam, vuol dire che siamo abbastanza maturi per prendere atto che ci sono differenze di cui siamo capaci di tenere conto per dare le migliori risposte possibili, individuali quando quelle individuali sono le migliori, di gruppo, di piccolo gruppo, quando queste sono le migliori. Invece adesso, diciamo, la struttura normativa non consente di fare dei ragionamenti così articolati. Mi fermo qui e chiederei innanzitutto a Marco Campione se prova anche lui a proporci dei pensieri su punti critici, ma soprattutto su possibili rilanci. Grazie Marco. Grazie a voi, buonasera, buon pomeriggio a tutti quanti e a chi ci sta seguendo. Guarda, un pezzo del mio ragionamento l'ha già fatto Loredana Poli, lo ripeto solo per titoli perché mi aiutano ad arrivare al punto. Provando poi a chiudere con quel ragionamento sul rilancio, al quale tengo particolarmente. Insomma, ho appena curato per il Mulino un volume proprio sui 20 anni di autonomia scolastica assieme a un dirigente scolastico lombardo, peraltro dirò, che è Emanuele Contu, e l'obiettivo di quel volume è proprio quello che dice Loredana adesso, cioè fare un po' il punto, ma anche cercare di rilanciare, poi magari dirò delle cose alla fine. Tra l'altro ringrazio, approfitto dell'occasione per ringraziare anche Patrizio che anche il suo bellissimo libro che è appena uscito sempre per il Mulino ci onora di qualche citazione, ma è bello per altri motivi, non per questo. Parto per titoli, dicevo, proprio dalla stessa conferenza sulla scuola che ha citato Loredana prima. In quella, e perché secondo me lì c'è già tutto, non solo perché le cose diciamo positive, ma anche quelle negative.
Cassese, che al quale Mattarella, Sabino Cassese, al quale Mattarella affidò la relazione principale di quella conferenza, disse che elencò quali dovevano essere le autonomie, in che cosa le scuole dovevano essere autonome. E la maggior parte delle cose che stanno in quell'elenco si sono realizzate, alcune subito, alcune magari nel corso di questi 20 anni. Non rifaccio l'elenco, ma ne mancano due, e sono appunto l'organizzazione e la gestione del personale e una vera autonomia nel reperimento delle risorse economiche. Io credo che tutti i problemi che l'autonomia ha oggi nascano dal fatto che mancano queste due cose qua. Poi non vuol dire, cioè ci possono essere tanti modi per affrontare questo problema, evidentemente. Noi nel libro, nelle nostre conclusioni, che provano appunto quel rilancio, anticipo allora questo tema, noi diciamo bisogna fare il passo che manca, cioè dobbiamo dare una, non magari non a tutte le scuole, magari progressivamente, non a tutti insieme. Il grande paradosso dell'autonomia scolastica per come si è realizzata nel nostro paese è che è stata imposta, cioè abbiamo imposto l'autonomia, da domani, in realtà dall'anno prossimo, ma cambia poco, da domani siete tutti autonomi. Forse non è, questo forse è l'errore più grande che è stato fatto, ma in generale è la caratteristica delle riforme, sicuramente in campo scolastico, che si sono susseguite negli anni. In alcuni ambiti era giusto farlo, cioè la scuola media unica è la scuola media unica, non è che ci arrivi per gradi. Forse invece sull'autonomia si poteva arrivare con una maggiore gradualità. Le scuole non sono tutte uguali. E quindi il rilancio che io immagino passa attraverso una gradualità, assegnare progressivamente ancor più autonomia alle scuole che ce la fanno. L'altro secondo tema, diciamo, attorno a cui ruota quello che volevo dire oggi è appunto la relazione con il modo in cui le scuole hanno affrontato questa pandemia. Perché secondo me anche qui c'è utile per provare a fare quello che ha introdotto, ha sintetizzato dicendo esiste un domani, esatto, esiste un domani e quindi bisogna che noi utilizziamo l'esperienza di questi mesi davvero per provare a cambiarla, l'ha detto anche Anna nel suo intervento, provare a cambiare veramente le cose. E allora, se è così, forse dobbiamo prendere atto appunto da un lato quello che dicevo prima, che le scuole non sono tutte uguali, dall'altro che quali sono le scuole che hanno fatto meglio in questa emergenza. Nella sostanza, meglio, cioè che hanno fatto veramente meglio, 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 quelle che erano già pronte prima. Oppure vediamolo al contrario, quali sono i problemi che si sono verificati? Sono gli stessi, ingigantiti dalla grande emergenza in mezzo alla quale ci troviamo, però sicuramente sono gli stessi nei quali ci trovavamo prima. E sono, alla fine sono problemi legati, se passiamo alle cose pratiche, alla formazione dei docenti, al rapporto tra i docenti e i loro alunni, quindi a tutte le questioni legate attorno alla didattica. Non è che abbiamo iniziato in questa pandemia, quando ci siamo accorti che non avevamo i voti, a discutere di che cosa dovesse essere la valutazione, per fare l'esempio più banale. Quindi quelle scuole che sono arrivate a quell'appuntamento, con alle spalle una riflessione collettiva, non dei singoli docenti, di un certo tipo, sono arrivate molto più preparate di quelle che invece, magari un po' stancamente, ripetevano un modo di fare scuola che oggettivamente non funziona più. Questo è l'esempio più grande, più piccolo se vuoi, però più facile da vedere. Ma ne faccio un altro invece un po' più serio. Il grande tema di cui abbiamo discusso tanto in questi mesi, delle diseguaglianze. Noi abbiamo discusso del fatto, ne abbiamo discusso nei termini, lì non arriva la connessione, in quella famiglia non sono in grado di aiutare lo studente magari a raccapezzarsi con questa novità della scuola fatta da casa. Però il tema delle diseguaglianze, alcuni mi sembra che l'abbiano scoperto in questi mesi, ma il tema delle diseguaglianze è il tema di cui chi si occupa di scuola non può non occuparsi. E allora, se mi devo prendere qualcosa da portarmi sul dopo, portiamoci per esempio una maggiore consapevolezza che le diseguaglianze esistono, anche se abbiamo fatto tanto finta di non vederle per tutto questo tempo. E
E facciamolo per davvero, però. Cioè, quando poi discuteremo di nuovo di scuola, discutiamone anche in termini di quanto riesce veramente a garantire il successo formativo. Che non è che se non lo garantisce perché non arriva la connessione è meno grave del fatto che non lo garantiva quando invece gli studenti erano tutti a scuola in presenza. Questo secondo me è il tema più grosso, è il tema dei temi, poi almeno per il tipo di approccio che io ho a queste cose. Ultimo, forse dovevo dirlo prima, però ci tengo, un tema legato a una parte del dibattito che non mi sta piacendo. Mentre io credo che la maggior parte delle cose che almeno stiamo discutendo, appunto, ci serviranno per fare ragionamenti tipo quello che ho detto prima sulle disuguaglianze, c'è un pezzo di dibattito che non mi piace affatto. E credo che sia legato anche ad alcune incomprensioni che ci sono state sull'autonomia scolastica in questi 20 anni e anche in questi ultimi mesi. È questo continuare a dividersi in partiti schierati agli opposti, agli antipodi, come se ognuno avesse chissà quale verità da portare. In questo caso. Il discorso della didattica a distanza sì, didattica a distanza no, la vera scuola è quella in presenza, la vera scuola è quella a distanza. Qui davvero siamo riusciti a fare poca strada. In questo io credo di aver capito cosa volesse dire Anna, però secondo me in questo un po' di responsabilità ce l'ha anche il Ministero, non ha affatto alimentato quello scontro, però non è così vero. Che la didattica a distanza che si sta facendo a scuola, oppure non è vero ovunque, è vero in quelle scuole che citavo all'inizio, quelle più avanzate, che la didattica a distanza che si sta facendo adesso nelle nostre scuole è per lo più una didattica integrata. Intanto perché oggi non potrebbero esserci, almeno per le scuole superiori, perché non può essere integrata, sono solo a casa, quindi no, cosa integrano? Ma nemmeno a settembre era veramente didattica integrata per la maggior parte. E non lo dico per dire, per dare un voto, per la maggior parte delle scuole, non lo dico per dire per dare un voto negativo, non me ne frega niente. Il tema è che questo è un altro pezzetto che davvero sarebbe bello portarci dietro, no? E con l'aiuto delle scuole autonome fare una riflessione vera, anche visto il contesto dove siamo oggi ospitati, cioè ragionare veramente di cosa vuol dire. Io la dico per essere breve con una banalità, ma c'è un discorso molto più profondo dietro, evidentemente, e chi parla oggi lo sa meglio di me. Il tema, per dirlo con la formula, è le cose che si fanno a casa e le cose che si fanno a scuola devono essere diverse. Per questo io contesto. Il cinema, tipo le conferenze come quelle che stiamo facendo oggi, figurarsi meglio che niente, piuttosto che tenere un ragazzino senza alcun tipo di formazione, assolutamente. Però non è la didattica integrata quella roba lì, anche se sei il mago della didattica integrata, anche il mago. C'è un problema di formazione enorme del personale docente quando ragioniamo di queste cose, e non è formazione sulle tecnologie. Non è un problema di formazione, è un problema di formazione sulle metodologie didattiche. C'è tutto il ragionamento sugli ambienti di apprendimento, insomma, non voglio, queste cose le sappiamo, però credo che questi sono, ho provato a dare degli stimoli, diciamo, no? Io credo che queste siano un po' le cose principali sulle quali sarebbe giusto confrontarci e soffermarci per costruire qualcosa di nuovo per il futuro, e in questo le scuole autonome sono fondamentali. Per questo. Anche su questo sarebbe bello archiviare la discussione tutta tra Capuleti e Montecchi, come dico io, su DAD oppure sull'autonomia. L'ultima cosa, perché non l'ha detto ancora più nessuno, ci tengo. Su questo sì, forse perché ho una bambina piccola, faccio il pasdaran io. Noi tendiamo a discutere di queste cose sempre parlando solo delle superiori. Se poi siamo su un giornale mainstream, dei licei. Ma diciamo, dopo ascoltato che in questo contesto parliamo delle superiori, perlomeno. Per i bambini parliamo di tutt'altro. Poi oggi magari non ne parleremo perché comunque ci stiamo concentrando su altre questioni. Però non dimentichiamoci dei bambini. Adesso l'ha detto ieri, lo voglio dire con le parole della Società Italiana di Pediatria. Ieri ha detto: un bambino di 6 anni non avrà mai più 6 anni. E questa cosa, secondo me, è una cosa di cui anche i più fautori della didattica a distanza, secondo me, dovrebbero ogni tanto, se non altro, dimostrare di saperlo. Poi continuano a parlare delle superiori, però ricordiamoci che i bambini più piccoli stanno vivendo tutta questa vicenda in maniera completamente diversa, perché pure la didattica in presenza che si fa adesso non è la stessa didattica in presenza che si faceva prima della pandemia.
ci sono dei problemi enormi, ce li porteremo dietro per tanto tempo e quei bambini 6 anni non l'avranno più. Grazie Marco, mi sembra veramente una sottolineatura interessante quest'ultima, anche perché in realtà i comuni che sono pertinenti sulle scuole del primo, sono competenti per le scuole del primo grado, hanno proprio quell'ottica lì e quasi quasi fanno più fatica, no, a pensare al discorso delle superiori, che considerano un po' di altri enti locali. Poi è chiaro che se parliamo di didattica condivido, di solito il taglio è quello, ma l'attenzione ai bambini, anche ai piccolissimi, cioè l'abitudine a pensare al sistema dell'istruzione tutto intero, è una sollecitazione che raccolgo con grande solidarietà. Patrizio, io ti chiederei se sei d'accordo di provare a ragionare insieme su questo ruolo delle scuole autonome che proponeva Marco nell'ultimo passaggio del suo ragionamento, rispetto a un meccanismo possibile di rilancio del concetto o rivisitazione del concetto e anche della concretezza dell'autonomia scolastica. Che ruolo potrebbero avere le scuole autonome con il percorso che hanno fatto? Se anche tu vedi, come Marco, la possibilità di ruoli diversi o di fasi diverse per scuole che hanno fatto percorsi diversi in questi anni, e poi come tener dentro in un discorso di sistema questo ragionamento. Sì, sì, grazie Loredana. Allora, permettetemi di dire una cosa. Allora, la commissione, il comitato degli esperti, che ho avuto l'onore di coordinare dal 21 di febbraio al 13 di luglio, perché noi abbiamo consegnato il nostro documento il 13 di luglio, il documento intermedio il 27 di maggio, dando indicazioni precise di come intervenire per migliorare l'autonomia delle scuole in presenza di una possibile, prevedibile, anche se non auspicabile, ma sicuramente prevedibile, ritorno di pandemia a settembre. Quindi noi il 27 di maggio avevamo consegnato il documento. Era un documento che diceva che bisognava ampliare i margini di manovra dei dirigenti scolastici, che bisognava fare alcuni interventi sulla normativa per rendere concreta l'autonomia e che richiedeva sostanzialmente una serie di azioni per poter garantire una riapertura nel massimo di sicurezza, anche nella possibilità, già allora molto chiara, di una possibile ritorno pandemico. Il 13 di maggio abbiamo consegnato il nostro documento finale è stato assunto dal ministro, ovviamente non è stato diffuso perché ha ritenuto che fosse un documento interno, bene, non faccio nessuna polemica, guai a dirlo. Ma però insomma, poi ho visto che è stato ripreso anche nel piano nazionale di rilancio e resilienza. Quindi abbiamo lavorato sicuramente per dare un contributo che poi è stato tenuto da conto, così in particolare come vedo che riemergono ogni tanto dei temi che avevamo affrontato allora, tipo quello dei patti educativi di comunità. Un lavoro che noi abbiamo fatto ascoltando una enormità di esperienze. La prima cosa quindi che porto in questa riflessione quasi notturna è: guardate che in Italia c'è una quantità di esperienze già prima del Covid che dimostravano che vi erano tante possibilità di aprire dei sentieri nuovi, però con un dato: queste rimanevano sperimentazioni, anche se erano ormai pratiche consolidate nel tempo. Rimanevano sperimentazioni, quasi sperimentazioni, non voglio dire nascoste, non dico clandestine, ma sicuramente confinate all'interno di quell'ambito appunto di sperimentazione che viene sempre considerato lontano comunque da quella che è il comportamento generale. Noi, quando dobbiamo immaginare che cosa è una scuola, la scuola dopo, non dobbiamo inventarci molto. Dobbiamo andare ad ascoltare le esperienze che ci sono state. Ce ne sono state tantissime, anche a Bergamo
Poi nel momento della pandemia hai visto che le scuole che si erano tirate avanti con l'autonomia sono tra quelle che hanno agito meglio. Perché questa è la controprova. Chi prima della pandemia aveva avuto la capacità di organizzare dei percorsi che avessero queste tre caratteristiche, attenzione ai singoli ragazzi, chiamatelo personalizzazione, chiamatelo individualizzazione, comunque l'attenzione ai singoli ragazzi e quindi alle differenze che ci sono per i singoli ragazzi, differenze che possono essere legate anche ad un handicap, ma non solo, ma anche ad esempio a una diversa derivazione, a un diverso contesto. Una grande attenzione al rapporto col territorio e quindi alla responsabilità delle famiglie. Terzo, la capacità di generare gruppi di apprendimento che fossero sostanzialmente aperti anche a diverse esperienze, nel momento in cui si sono trovati a dover affrontare la pandemia, hanno reagito molto meglio delle altre. Hanno reagito molto meglio delle altre perché avevano una pratica del riuscire a mantenere i rapporti con i ragazzi e le famiglie anche nella situazione di lockdown, perché avevano un'esperienza di rapporto con il territorio che era già consolidata e che permetteva in un qualche modo di specificare come il lockdown andava ad incidere su un contesto sociale e territoriale, e terzo perché avevano una pratica anche di utilizzo di strumenti che era strumentale, perché noi abbiamo continuato in questo periodo a fare polemica sullo strumento, non sull'uso dello strumento, perché ancora una volta noi abbiamo fatto veramente il feticcio dello strumento. In questo io credo che tornare all'essenza delle cose sia fondamentale per tutti, e questo veramente io dal libro che ha curato Marco Perulino ho imparato moltissimo. Ho imparato che questa idea della autonomia nella legge 59, l'articolo 21 della legge 59 97, non era una roba piazzata lì per la scuola, cioè non era una legge sulla scuola. Era una legge con cui un governo che visto di qua, bisogna dire lungimirante, il governo di Romano Prodi con appunto Luigi Berlinguer alla istruzione, con Carlo Azeglio Ciampi al tesoro ad esempio, con Tiziano Treu al lavoro e con Bassanini alle riforme, aveva fatto una legge perché tutto il sistema amministrativo italiano potesse trasformarsi in vista di un evento che era previsto 3 anni dopo, che era non solo l'entrata nell'euro, ma anche l'attuazione dei patti sul WTO e quindi il cambiamento dell'assetto generale delle relazioni mondiali. Cioè, in previsione di un evento si faceva una norma che interveniva su una modalità organizzativa di tutto l'apparato dello Stato, per rendere questo più adeguato ad una situazione di apertura. Allora, io ho questa impressione, io mi scuso con tutti voi, ma voi sapete che io non sono un pedagogista, io sono un economista. E allora noi abbiamo sempre dimenticato, abbiamo fatto tutta questa discussione sul tema la scuola vista dall'interno, voci di dentro, che va benissimo, il problema del genitore, il problema del professore, il problema del maestro, il problema del bambino, poi intanto salta fuori qualche vecchia signora che ci dice non dimenticate i bambini, ma scrive su Repubblica, va bene. Detto questo, però, attenzione, c'è un rapporto fra la scuola e lo sviluppo del paese. Questo è un pezzo che non viene mai considerato. Il fatto di avere una scuola o di avere un'altra determina lo sviluppo del paese. E non può essere un caso che il paese che meno ha investito in scuola, che nel momento cruciale ha ridotto gli investimenti in educazione, che ha il più basso tasso di istruzione d'Europa, il più alto tasso di dispersione, e il paese che negli ultimi 30 anni è cresciuto meno. Matematico, eh? Cioè non è che ci devi correre. Il nostro è il paese che è entrato nella pandemia con un tasso di crescita medio nazionale dello 0,3%. 0,3%. Vuol dire che se Bologna e Bergamo crescevano all'1,3-1,4%, i tre quarti del paese erano già in crisi strutturale molto prima del Covid. No, perché adesso diamo tutte le colpe al Covid. Ah, se non ci fosse stato il Covid, noi saremmo sostanzialmente l'Italia degli anni 50 con un tasso di crescita del 6%. No, eravamo un paese che da 30 anni a quel che cresceva meno, e dall'altra parte
siamo entrati con il più basso tasso di crescita d'Europa. D'altra parte siamo il paese che ha meno investito, con un passaggio in più, che nel 2012-2013, quando c'era da 2009-2012, quando c'era uscire dalla crisi del 2007-2010, c'era da affrontare il salto tecnologico dal telefonino allo smartphone, cioè dalle telecomunicazioni alla connessione perpetua, in realtà noi abbiamo tagliato, era l'epoca dello spread, era Berlusconi 4 e Monti, e in quel momento lì si è tagliato su tutte le spese e le tenute non necessarie, e comunque non vincolate da norme precise, e quindi hai tagliato sulla scuola e sulla ricerca. Allora, per tornare al discorso di prima di Loredana, io credo che vi sia un problema generale del paese. Qual è il modello organizzativo della pubblica amministrazione che noi vogliamo per garantire i servizi essenziali al paese? Se non viene affrontato questo problema, e con questo viene affrontato contestualmente il problema delle autonomie, noi non andiamo da nessuna parte. Questi sono il cinquantenario oggi delle regioni. Allora, vi faccio una descrizione di un uomo che ha lavorato per 10 anni come assessore. Allora, sulla base dell'articolo 117, e quindi sulla base della reale collaborazione fra autorità dello Stato, anche se minori ovviamente, le regioni hanno il compito della programmazione sul territorio delle attività scolastiche. Le scuole sono autonome, il personale è saldamente nelle mani dell'ufficio scolastico regionale, gli edifici sono per la parte umanistica dei comuni e per la parte tecnico-scientifica delle province sulla base della legge Casati 1859. Allora, forse questo concetto dell'autonomia scolastica dentro all'autonomia generale o le autonomie va affrontata. Cioè, cos'è l'assetto generale del paese su cui noi vogliamo muoverci? La logica vorrebbe, in maniera molto chiara, che allo Stato nazionale, cioè all'amministrazione centrale, rimanesse la definizione delle regole generali e degli obiettivi generali. L'articolo 21 della legge 59 di fatto dava questo: lo Stato dà i principi generali, che rimangono sulla base dell'articolo 117 saldamente di competenza esclusiva dello Stato, stabilisce però il suo derivato anche insieme con le regioni, cioè in concorrenza, sui livelli educativi che ognuno deve raggiungere, i livelli educativi di apprendimento che ogni bambino, ogni ragazza, ogni adolescente in questo paese deve raggiungere, perché viene considerato minimo. Ricordo che sia l'OCSE Pisa che Invalsi dicono che al di là di coloro che della dispersione vi è su gli esiti effettivamente raggiunti, vi è una differenza sostanziale fra nord e sud, quindi vi è una discrepanza. Ricordo in particolare sull'italiano, si considera che il 22% dei ragazzi del centro-nord, pur al 13° livello, non hanno i requisiti minimi per intendere un test, ma questo arriva al 50% nel sud, e dà ad ognuno gli strumenti per poterlo raggiungere, anche tenendo conto delle differenze che esistono. Il livello di autonomia vuol dire che poi ognuno, sulla base delle proprie competenze e delle proprie risorse, di fatto sviluppa il contesto ambientale in cui le scuole possono esprimere una effettiva autonomia. Vi ricordo che l'effettiva autonomia oggi prevede che un dirigente scolastico può arrivare a spendere, senza fare le gare con almeno tre concorrenti, un massimo di 5.000 euro. Cioè non riesce a fare neanche le pulizie. Allora, scusate, da qualche parte c'è qualcosa che non funziona qui. Cioè, o diciamo che l'autonomia scolastica ha dei margini di scelta, che l'autonomia dei comuni e delle province hanno dei margini di scelta, che la responsabilità programmatoria delle regioni si può esercitare, ma questo implica che l'amministrazione centrale cambi, o ci troviamo come in questa situazione Covid, in cui tutti siamo stati asfaltati aspettando l'ultimo decreto del ministro o addirittura l'ultimo intervento del Presidente del Consiglio. Cioè, ho l'impressione che il livello di riforma su cui dobbiamo avvicinarci porti al nodo
al pettine, scusami, non al nodo del pettine, porta il pettine al pettine del nodo, porta al pettine una serie di nodi che ci siamo trascinati molto più avanti e che non è soltanto un problema della scuola, cioè non è un problema interno della singola autonomia dell'Istituto Natte di Bergamo o dell'Istituto Ilaria Alpi di Scampia. Qua c'è un problema di definire com'è l'assetto generale del paese e come in questo assetto generale del paese stanno le autonomie, dove le autonomie sono quelle degli enti locali, sono quelle della regione e sono quelle anche della singola scuola. Quindi questo, Loredana, è la mia risposta. Io credo che ci sia un problema che noi dobbiamo segnalare alla scuola e segnalare della scuola, ma attenzione, che questo non è un problema della scuola. Questo è il problema sostanziale degli assetti del paese. Ricordo che prima della pandemia era stata avviata da alcune regioni, e ricordo particolarmente la Lombardia, un'azione per rivedere l'articolo 117 nella formulazione che, ricordo, deriva dalla riforma del titolo quinto, cioè non c'era l'origine. Allora, questa cosa è stata bloccata, anche lì c'è stato un lockdown. Noi come Emilia Romagna avevamo fatto un'ipotesi diversa dal Veneto, che voleva tutte le materie, le 27 materie enumerate nell'articolo 117. Però una qualche riflessione va fatta, cioè non è possibile andare avanti così, perché poi ci sono delle situazioni che diventano ridicole e ingestibili. Ne faccio una estrema, non riguardo la bambina di Marco, riguardo l'ITS. Allora, ci inventiamo gli ITS, perché capiamo che alla fine del nostro ciclo educativo ci vuole un pezzo di attività formativa professionalizzante che non sia universitaria, anche perché all'università, lo dico io che ho fatto direttore tanti anni, forse ne hanno dato troppi compiti, ma che sia parallela, così come in tutto il mondo, in tutta Europa, c'è un percorso parallelo alla seconda gamba della formazione professionalizzante. Tutti ci siamo inventati delle robe, anche molto pregevoli. Abbiamo 15.000 studenti. Dopo 10 anni siamo ancora alla fase sperimentale contro gli 800.000 della Germania. Ma la domanda è, questi poveri cristi, chi hanno come riferimento? Cuore, quindi il Ministero dell'Istruzione, le università, quindi l'altro ministero, dato che è stato diviso, le regioni o il Ministero del Lavoro? Cioè, io ho l'impressione che questo problema della chiarezza dei rapporti interistituzionali debba essere un plafond su cui dobbiamo riprendere a ragionare con molta difficoltà, con molta serenità, però credo che a questo punto sia uno di quei nodi che siamo portati avanti molto. In mezzo a questo nodo c'è rimasta la nostra povera scuola, però che ha reagito come sempre con grande generosità, con grande capacità e devo dire anche andando avanti, essendo abituati alla solitudine, anche avendo la capacità di tirare avanti. Grazie Patrizio. Mauro, su questo punto sul tema della chiarezza dei rapporti interistituzionali, vuoi forse intervenire anche tu, fare qualche osservazione dal tuo punto di vista? Perché sennò ho un'altra domanda per Patrizio, però mi incuriosiva sapere se questo tema ti ha solleticato qualche riflessione. Mi hai sentito coinvolto. hai il microfono chiuso, scusa. Riflessioni me ne hanno solleticate diverse le considerazioni che ho sentito. Per stare su questa questione del rapporto tra le autonomie e del rapporto tra i diversi livelli e con i diversi livelli istituzionali, sono assolutamente d'accordo con il fatto che credo che sia quello che vedete. Io, per esempio, in Lombardia, no? È aperto da tempo, oltre al fronte dell'autonomia differenziata nazionale, una riflessione che però non fa passi avanti e non ha fatto passi avanti negli anni sulla necessità di un riordino istituzionale territoriale complessivo. Noi abbiamo 1.500 comuni che sono da un certo punto di vista una ricchezza, un presidio sul territorio,
un patrimonio di partecipazione, di rappresentanza, eccetera, ma che devono essere, devono pensarsi e devono essere pensati e messi dentro un processo nel quale si riescono ad avere sul territorio delle autonomie che sono in grado, da un lato, di garantire servizi, ma non solo di garantire servizi. Devono essere in grado di organizzare il futuro di un territorio, di una comunità, di pensarlo, di immaginarlo, e devono avere le competenze, le forze, gli strumenti per farlo. Devono essere, per esempio, in grado di misurarsi sul futuro dal punto di vista dell'istruzione di un territorio, no? L'istruzione mettendo in fila tutti i gradi, tutti i livelli, no, della cosa. E per fare questo abbiamo bisogno di ripensare il modo in cui funzionano e lavorano le nostre autonomie locali, no? E le relazioni tra i comuni e le province, e cosa le province fanno e stanno, e le relazioni con la regione. Insomma, sono assolutamente convinto che lì ci sia un pezzo importantissimo, no, del nuovo mondo che dobbiamo, verso il quale dobbiamo guardare, che mi convince anche questa cosa qui. In realtà l'emergenza ha fatto esplodere, cioè è stata una prova stress straordinaria, no? Che ha fatto esplodere contraddizioni, difficoltà e problemi che sono strutturali in larga misura del nostro sistema istituzionale e non solo istituzionale, del nostro sistema economico-sociale, del nostro sistema di istruzione. E questo ragionamento su una ristrutturazione del modo e del sistema delle relazioni istituzionali e dei loro rapporti lo vediamo squadernato. Adesso stiamo parlando di scuola, di cosa, ma sul tema della sanità, sulla questione della sanità, non ritroviamo tutti questi nodi dentro il pettine che stiamo manovrando, insomma, no? I rapporti comuni, regione, Stato, le cose come le stiamo giocando. E forse dovremmo tutti provare a rimettere in campo. Adesso tutti hanno fatto riferimento al convegno, si è fatto con riferimento al convegno sulla scuola nel 2000. E poi al governo Prodi e a quello sforzo di lungimiranza dentro le cose che era stato messo in... abbiamo bisogno di qualcosa di simile, credo, anche sul versante delle relazioni e del modo di essere delle istituzioni del nostro paese, perché la Repubblica così è una Repubblica debole, sì. E che fa fatica a pensare, ho letto l'intervista di Macron qualche giorno fa. Io non sono un amante di Macron, però ho trovato in una semplice intervista al Corriere della Sera della scorsa settimana un sforzo, anche molto semplice, di visione delle cose, che vorrei ritrovare più spesso anche nel nostro paese. Cioè, uno che si mette a pensare non soltanto, sì, l'Europa, lo siamo tutti capaci di dirlo, ma parla dell'Europa ragionando dell'Africa e del rapporto con questo, e mette in fila le cose: istruzione, sanità, digitale, sociale. Queste sono le partite, non soltanto, sono molto d'accordo con le cose che ho sentito, viste ciascuna per se stessa e dall'interno, ma sono le condizioni vere di una partita di sviluppo, di crescita, di sostenibile di un paese. Se non ripartiamo da qui facciamo molta fatica. Grazie Mauro, davvero grazie. Io allora vi propongo di fare così, siccome mi sembra che grazie ai vostri interventi abbiamo molto allargato lo sguardo e anche allungato la prospettiva, cosa che mi sembra interessantissima. Se Simone è d'accordo, io le chiederei già di intervenire e poi magari mi tengo un ultimo giro, ma velocissimo, su un tema specifico che vi anticipo già, se potete, un approfondimento sul tema dei patti di comunità a cui ha solo fatto cenno Patrizio prima, insieme a quel movimento dal basso che oramai si è molto diffuso delle scuole aperte, e quindi tutto il tema della scuola anche come, diciamo, centro civico rispetto al suo intorno. Ecco, queste due cose che non sono evidentemente la stessa cosa, ma
le lascerei lì come una chiusura molto concreta per una prospettiva futura. Scusa Loredana, una cosa, perché sì, io sì. Purtroppo adesso ascolto Simona, perché non potrei mai permettermi di non ascoltarla, e poi però vi devo lasciare perché ho consiglio comunale. Va bene, grazie Mauro. Niente, sui patti di comunità solo una battuta. Avevamo appena cominciato a provarci a fare un ragionamento su questa cosa che ritengo interessantissima, pensare la scuola appunto dentro un intreccio di relazioni con il mondo che c'è nelle nostre comunità, nei nostri territori, quindi aperta dentro, intrecciata all'esperienza delle cose, e siamo finiti dentro la cosa nella quale abbiamo vissuto il massimo di separatezza. Ricordo soltanto le fatiche, la difficoltà, i problemi oggettivi per molti aspetti che abbiamo avuto in questo periodo. Le palestre le facciamo usare, le chiudiamo, le associazioni sportive che vogliono usare le palestre, i dirigenti scolastici dicono ma chi ci garantisce la sicurezza e i comuni come intervengono. Paradossalmente abbiamo messo in campo questa partita dei patti di comunità in una fase nella quale ha rischiato di essere bruciata dall'emergenza, ecco, e vorrei che evitassimo di bruciarla definitivamente, ma che invece riuscissimo a trovare le condizioni da metterla in campo. Grazie davvero a tutti, io adesso ascolto Simone. Prego Simone, se ti va bene intervenire. Mi va benissimo, e voglio dire subito a Mauro che è liberissimo di andare, perché un sindaco e poi il capo dei sindaci della Lombardia ha sempre tantissimi impegni, per cui non lo vivrei assolutamente come una mancanza di rispetto, ma so il grande lavoro che non ha mai smesso di fare, già prima, ma poi da marzo a questa parte è un continuo, quindi lo dico davvero. E ringrazio per questo invito, questa opportunità, perché è vero che io in questo momento sono ai rapporti col Parlamento, quindi mi occupo di tante altre cose, mi occupo anche di scuola, però le cose di cui mi occupo sono tante, e non solo della scuola nello specifico, che rimane però il mio grande amore, e non è un caso che insomma in questo quadro che mi vedo davanti ci siano tutte persone che un pezzo di strada con me in maniera diretta o indiretta l'hanno fatta anche nella scorsa legislatura, quindi insomma siamo una grande famiglia. Mi veniva in mente così volevo parafrasare quasi un titolo di un libro, dicendo di che cosa parliamo quando parliamo di scuola. Perché se è vero che dalla pandemia in avanti la scuola è ritornata al centro dell'attenzione di tutti, e quindi tutti hanno incominciato a parlare di scuola, la mia domanda rimane aperta. Siamo sicuri che quando si parla così tanto di scuola tutti parlano di una stessa idea di scuola? O comunque parlano di una scuola che tutti conoscono nello stesso modo? Io dico di no. Dico soprattutto che si è parlato tanto di scuola, ne hanno parlato i giornalisti, ne hanno parlato in tantissime trasmissioni televisive, l'hanno trasformata in case e altro, senza sapere però com'è la scuola di oggi, qual è la fotografia reale, come vanno a scuola i nostri ragazzi, che cosa imparano, quali sono le competenze. E soprattutto quando si è detto quest'estate che le scuole dovevano reimpostare l'apertura utilizzando proprio quello strumento dell'autonomia che noi qui oggi celebriamo nella fase di rilancio, mi piace molto l'idea, non il bilancio ma il rilancio, perché in realtà è da ripartire, ci siamo sentiti dire quello che diceva prima la ministra Ascani, quello che diceva anche Marco Campione, lo ricordava, che forse autonomia veniva letta come state lasciando le scuole da sole, non volete prendervi la responsabilità. E questo discorso, in un modo o nell'altro, l'abbiamo vissuto anche in quel conflitto quasi tra le diverse autonomie, nel momento della scelta. Mauro lo sa, si chiude, non si chiude, che cosa apriamo, cosa non riapriamo, noi quasi tutti ridelegavano, quasi tutti, perché poi chiaramente lo spaccato è stato differente, allo Stato centrale. Come dire, quando c'è una decisione difficile che rischia anche di impattare su un eventuale consenso nei confronti dei cittadini, perché le cose difficili sono difficili non solo da fare ma anche da comprendere, e spesso la politica, quindi qui mi metto, mi tiro in causa immediatamente, fa fatica a fare la scelta
più difficile. Può capitare, no? Perché ha paura di scontrarsi con quello che è un generale consenso, non vorrebbe creare i malumori. Ma per fare delle scelte forti, delle volte il malumore lo devi mettere in conto. E quando tu vuoi dire qualcosa di veramente importante, anche rivoluzionario, partendo, guarda caso, però, da norme che hanno visto la loro luce 20 anni fa, devi anche avere il coraggio di andare fino in fondo e di dire che quell'autonomia che a noi serve per far ripartire le scuole e ci è servita, in realtà è ancora un'autonomia parziale. Ci diceva Marco prima, mancano due punti fondamentali, ma non mancano per insipienza di chi li ha dovuti attuare. Mancano perché quando vai a toccare quei due aspetti, tocchi due aspetti che fanno anche un po' paura e ti aprono conflitti con tanti mondi. Certo, sì, sì. E sul tema della scuola, io dico sempre, avremmo bisogno di fare una grande alleanza tra tutte le forze politiche e dire che sulla scuola non si fa la campagna elettorale, per esempio, e che soprattutto non si smantella quello che fanno quelli che ci sono stati prima di te, ma che magari si prova a costruire insieme in una grande forma di alleanza, perché quando Patrizio dice non sono un pedagogista, sono un economista, io dico ci abbiamo bisogno davvero di una visione economica, ma la visione economica, soprattutto se è legata all'istruzione, non la realizzi nel giro di una legislatura, fermo restando che noi non sappiamo mai se la legislatura riesca a durare i suoi esatti anni o finisca prima. Perché hai bisogno di misure che possano essere fatte con appunto una visione di proiezione nel futuro, e quindi devi rischiare, non li vedi immediatamente i risultati. Sulla scuola i risultati non li vedi nell'immediato. La politica fa fatica e quando non porta a casa il risultato nell'immediato. E guarda caso, i due punti che diceva prima Marco e che mancano all'autonomia sono due punti che vanno a impattare enormemente con il vissuto anche stesso della scuola. Allora, gliela diamo la completa autonomia ai dirigenti scolastici, cioè rendendoli responsabili nella scelta, nella gestione, nella conduzione della scuola, e quindi dico quella che è l'eresia, Marco l'ha vissuta con me, la dico, consentiamo ai dirigenti in qualche modalità di scegliere gli insegnanti che hanno bisogno per rendere quell'autonomia effettivamente efficace, scegliere quelli che servono per quella scuola, con quell'indirizzo, con quel carisma, con quel piano dell'offerta formativa, che guarda caso è il piano dell'offerta formativa che nasce in un determinato territorio e ha delle esigenze diverse. Le scuole nel territorio di Mauro Guerra hanno delle esigenze diverse delle scuole che stanno in centro a Milano. Quindi è giusto che anche quegli insegnanti possano essere lì, perché sviluppano un progetto che è differente e perché quella scuola vuole rispondere alle esigenze dei propri cittadini. Per fare questo significa cambiare assetto complessivo. Se vogliamo che garantire quella lotta alle diseguaglianze, che come diceva Marco non nasce con il Covid, dobbiamo dire che uno degli elementi più importanti su cui insistere è garantire che non ci sia la dispersione scolastica, quindi evitare i ragazzi dispersi. Ma per evitare i ragazzi dispersi tu hai bisogno di una scuola che sia veramente autonoma, perché i ragazzi non sono tutti uguali e si disperdono nel momento in cui tu offri ai ragazzi uno stesso percorso per tutti, quando i ragazzi appunto uguali non lo sono. Si disperdono quando, e qui su questo Patrizio Bianchi ha un'esperienza notevole, quando tu non sei in grado di far rinascere una scuola professionale, riconoscendo che non è una scuola di serie Z dove ci vanno quelli che non hanno voglia di studiare alle medie secondo gli insegnanti che fanno gli orientamenti e quindi gli dicono siccome non hai voglia vai al professionale, senza partire dal presupposto che non è mancanza di volontà di studiare, ma che forse quei ragazzini alla scuola media non hanno trovato un percorso educativo adatto a sviluppare le loro forme di apprendimento. Apprendiamo tutti in maniera differente,
e non possiamo pensare che l'insegnamento sia uguale per tutti. Se abbiamo intelligenze diverse, l'offerta che deve essere data ai nostri ragazzi, l'opportunità per garantire quella vera uguaglianza, deve essere differenziata ai modelli secondo i quali i nostri ragazzi apprendono. C'è chi apprende più con la praticità, c'è chi apprende più attraverso la visione, c'è chi ha una memoria fotografica, ha bisogno di leggere per concentrarsi. Si apprende in maniera diversa, la scuola deve cambiare a partire da lì. E l'autonomia, questo aiuta se tu hai quegli insegnanti preparati ad affrontare quelle particolari situazioni di ragazzi nelle classi con tutte queste belle differenze che sono una ricchezza, perché oggi è il ragazzo che si adatta alla scuola, non sono le scuole che si adattano ai ragazzi. Aggiungo un altro elemento, perché per fare questo tu hai bisogno di rivedere tutta la modalità con cui tu diventi insegnante. Noi ancora oggi abbiamo un percorso, se vuoi diventare insegnante della scuola d'infanzia e insegnante della scuola primaria. Il percorso è chiaro, è definito. Tanta grazia, cara grazia che ce l'abbiamo, perché lì abbiamo delle competenze con una scuola che si lega con un'università che si lega alla scuola, con il tirocinio, con la formazione, con il fatto che quei ragazzi che decidono di fare quei percorsi sono inseriti all'interno della scuola, vedono come la scuola funziona, hanno una possibilità. Quindi creiamo una classe di insegnanti per le scuole primarie e per l'infanzia che sono capaci di fare quel mestiere. Ma guardate che la sottoscritta, quando è diventata prof, perché ha fatto un concorso che si basava solo ed esclusivamente sulla verifica delle conoscenze che le aveva già certificate dal proprio diploma di laurea. Nessuno è venuto mai a controllare, tranne in quell'anno di prova, che poi sappiamo come funziona, quali fossero le mie competenze all'insegnamento. Le conoscenze c'erano di già, non avevo bisogno di un concorso per dimostrarlo, ma le competenze, la Malpezzi sapeva insegnare o no? Quando con Marco, perché la 107 l'abbiamo scritta in quell'epoca, abbiamo provato a dire che era necessario far nascere un percorso diverso anche per gli insegnanti delle scuole medie e delle scuole superiori. Lo abbiamo portato a casa, grazie a Manuela Ghizzoni, una legge delega, grazie alla ministra Fedeli che aveva fatto le corse per poterla rendere applicabile. Ma si è scatenata la battaglia anche lì, si è scatenata talmente la battaglia che successivamente, lo dico, questa possibilità, questo percorso è morto, perché siccome l'aveva fatto una forza politica, quella che è arrivata successivamente, sapendo che quel percorso ha portato una forma di non consenso, l'ha cancellata con un tratto di penna in una legge di bilancio, senza costruire nient'altro, perché poteva essere legittima quella cancellazione assoluta, perché chiaramente c'è un'impostazione diversa, se però a fianco ci fosse stato un percorso differenziato, qualcos'altro, un'alternativa, diversi modi di vedere la scuola, ma un'alternativa. Quindi capite perché c'è bisogno di un'alleanza su questi temi, perché quando tu hai gli insegnanti che sono preparati a svolgere a stare in mezzo ai ragazzi che hanno determinate necessità e quindi sono formati per poter fare quello, non solo attraverso l'esperienza che hanno a scuola, perché altrimenti sembra quasi che io critichi il lavoro dei tanti precari che sono bravi, che hanno esperienza di anni, che hanno tutto il diritto di trovare una stabilizzazione per il percorso che hanno fatto, ma noi non possiamo pensare che quella stabilizzazione possa nascere solo da una modalità concorsuale, punto e stop, e che quello ci garantisca davvero che abbiamo quegli insegnanti che servono per realizzare la scuola veramente autonoma. Aggiungo un altro elemento, sperando di non essermi dilungata troppo. Le scuole autonome hanno bisogno anche di ruoli differenziati. Il discorso della carriera degli insegnanti. Vogliamo pensare che all'interno della scuola servono figure diverse che svolgono compiti diversi? Io ritengo che anche questa cosa sia assolutamente importante e dobbiamo pensarla lì. Quando parliamo degli stipendi degli insegnanti, facciamo un lavoro approfondito sul fatto che gli stipendi debbano essere parametrati almeno alla media europea, ma diamo anche dei ruoli e delle funzioni.
valorizziamo i ruoli e le funzioni, sapendo che la scuola può offrire tantissimi insegnanti che possono diventare formatori dei giovani insegnanti. Ci può essere una peer education quasi anche all'interno del mondo della scuola, garantendo all'insegnante di poter essere davvero una sorta di ricercatore, di scienziato della materia dell'insegnamento. Io avrei voglia che rinascessero i dipartimenti all'interno delle scuole, che molte scuole sperimentali avevano avuto, perché consentono agli insegnanti anche di scambiarsi e di formarsi, di aggiornarsi insieme. Patrizio prima diceva un'altra cosa: è mai possibile che un dirigente scolastico abbia l'autonomia di spesa di soli 5.000 euro? Anche qui non è possibile, però vogliamo dire quante sono le responsabilità oggi penali a cui il dirigente scolastico è sottoposto, e che quindi anche quella partita lì va rivista, perché loro possono anche essere disponibili a gestire cifre più importanti per poter esercitare l'autonomia, cifre reali, ma dobbiamo anche stare attenti oggi a quanti sono, a quante sono le situazioni che loro vivono, perché possono essere passibili di denunce di ogni tipo. E quindi anche lo status del dirigente scolastico è un elemento che va rivisto se noi vogliamo portarci a casa un'autonomia che sia davvero quella che qua dentro penso tutti noi sogniamo, di una scuola che sceglie, che si assume la responsabilità di scegliere, perché ha un leader educativo, ha un dirigente scolastico che se non fa le cose per bene viene penalizzato e quindi viene richiamato per quello che non ha fatto, e anche questo è un altro elemento. Chiudo su un aspetto che mi sta particolarmente a cuore. A me tutto questo tema, perché lo sento, inizio a sentire dire dobbiamo rimettere mano al titolo quinto. Prima Patrizio ci risollecitava sul fatto che si parlava di una rivisitazione del 117, sappiamo benissimo qual è la percezione di alcune regioni rispetto a questo, rispetto invece a altre regioni che temono anche una rivisitazione delle autonomie. Io non vorrei che si buttasse via per paura oggi il bambino con l'acqua sporca. Quando io sento parlare di rivisitazione del titolo quinto, ho poi paura che qualcuno voglia dire, per quanto riguarda la sanità, per esempio, torniamo ad accentrare. Io sono convintissima che quando le cose dalle autonomie vengono fatte bene, perché l'autonomia la esercito con la volontà di assumermi la responsabilità, e quindi voglio essere autonomo e mi assumo la responsabilità dell'autonomia, le cose allora possono funzionare e l'autonomia è vera autonomia. Se io l'autonomia la uso solo perché mi serve per dire che sono più bravo degli altri, ma quando poi c'è il momento della prova, no, è meglio che decida lo Stato centrale, no, allora è meglio che noi rivediamo, allora questo è un discorso a cui io non voglio partecipare. Io voglio le diverse forme di autonomia, che significa avere a fianco a quelle forme di autonomia la corrispettiva e corrispondente responsabilità della scelta. Perché le persone, gli elettori, vogliono persone che poi si assumano le responsabilità delle scelte che fanno a tutti i livelli. E l'ultimissima battuta, bisognerà rivedere in Parlamento, visto il taglio e la riforma del numero dei parlamentari, anche la composizione delle commissioni. E io ho detto una cosa, ho detto, iniziamo a pensare che forse la commissione che oggi si chiama cultura, istruzione, scienza, sport, editoria, che ne ha dentro tante e che dovrà essere accorpata, rivista, rivisitata per far funzionare poi il Parlamento, incominciamo a dire che una commissione che si occupa di istruzione, università, ricerca non può non essere legata ai temi di sviluppo economico, e quindi quei due mondi si devono necessariamente parlare, proprio perché noi abbiamo bisogno di pianificare, così come pianifichiamo lo sviluppo industriale del paese, abbiamo bisogno di pianificare lo sviluppo formativo, e mai come in questo momento la necessità di una ricerca legata proprio allo sviluppo si è dimostrata indubbiamente appunto fondamentale. Spero che la politica, e quindi visto io una battaglia che sto facendo, questa sfida la accolga, perché ritengo che possa aiutarci a cambiare, avere un'immagine diversa di paese, quello che Patrizio Bianchi ci invitava, sul quale prima Patrizio Bianchi ci invitava a riflettere.
Grazie Simona, sì, preziosissima riflessione, tanto più che ci troviamo, quando ci troviamo anche di fronte a una serie di pregiudizi tra scuola e mondo del lavoro, reciproci in questo momento, anche molto concreti nei territori questo accade, quindi semplifico un po', ma se penso a delle situazioni in cui la scuola dice o fa capire molto chiaramente che non è disponibile a ragionare su alcuni tavoli, sentendosi, diciamo così, al servizio della produzione di lavoratori secondo, cioè, ma non è quello di cui stiamo parlando, viva Dio, siamo ancora lì. E viceversa, un mondo delle aziende che dice: tanto non sono formati a fare niente, poi ci devo pensare io. Ecco, nessuna di queste due cose è vera e nessuna di queste due cose è utile soprattutto. Quindi quel punto su cui lavorare mi sembra davvero, davvero decisivo. Allora riprendo per concludere il tema del patto di comunità e anche se volete guardarlo dall'altra parte delle scuole aperte, su cui comincio a chiedere a Marco se ci dà un suo contributo. Sì, subito, solo una battuta perché l'intervento di Simona me l'ha stimolata. Ci sono, a proposito, il libro è questo, Liberare la scuola, ci sono due citazioni dentro le conclusioni che abbiamo scritto con Emanuele, che secondo me si prestano a un po' a... Non le commento, tanto si commentano da sole. Una riguarda il ministro Coppino, che era ministro con Vittorio Emanuele dell'istruzione. Lui disse, scrivendo un rapporto a Vittorio Emanuele, immagino che all'epoca gli facessero, insomma, gli ha fatto la scheda, diciamo, dice, non mutare, si raccomandava di non mutare né troppo spesso le norme sull'istruzione, perché la durata occorre a formare le consuetudini senza cui non valgono le leggi. Allora, io credo che l'autonomia soffra un po' di questa cosa qua, ecco, mi viene da dire, oppure per dire in un altro modo, una delle ragioni non secondaria per cui è fondamentale quella grande alleanza di cui ha parlato Simona, per cui di mettere in una sorta di campo franco la scuola, è anche questa, cioè noi abbiamo veramente, abbiamo bisogno che non si torni a cambiare le regole ogni volta che cambia il governo, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte, lasciamo che l'idea di scuola che vogliamo costruire abbia la forza e il tempo di diventare consuetudine. L'altra invece è solo una battuta, ma la dico alla fine se mi ricordo. Invece sul discorso delle scuole aperte, patti di comunità, lo voglio prendere da questo, perché sugli aspetti più di merito secondo me è giusto sentire Patrizio, che ci ha lavorato tanto, e voglio lasciare spazio a lui. Io voglio legare questa questione, anche qui non sembri secondario, non è un puntiglio, a una delle cose che ha detto Simona, se le ho ben comprese, spero. Allora, noi rischiamo che dal dibattito sull'autonomia, o meglio, dal dibattito su cosa ha funzionato e su cosa non ha funzionato in questi mesi pandemici, se ne esca con un'Italia molto più centralista rispetto a quella attuale. E non è la cosa mi preoccupa, cioè io resto fortemente convinto che la complessità non si possa governare da Roma, in tutti i campi, che perfino la sanità, sì, perfino la sanità, se fossimo stati in una dimensione centralizzata, secondo me le cose sarebbero andate peggio. Io, è ovvio, non c'è la controprova, però ne resto convinto, perché la complessità è difficile da governare. E sicuramente per la scuola sarebbero danni se si dovesse tornare indietro rispetto alla scelta autonoma. E gli esempi potrebbero essere tanti, ma uno è proprio quello dei patti di comunità. Cioè noi non immaginiamo, se la cosa che più assomiglia ai patti di comunità, infatti anche Loredana alla Lega, sono le scuole aperte. In una scuola centralista il massimo che puoi fare è la scuola aperta. Che figurarsi, magari si fosse fatta negli anni 70, 80, no, anzi forse si faceva più negli anni 70, 80 di quanto non si sia fatta in alcune realtà adesso. Ma i patti di comunità sono un'altra cosa. E i patti di comunità tu non li fai da Roma,
se tu non hai una scuola veramente autonoma, che ha lo stesso, non ha lo stesso potere dell'assessore all'istruzione del Comune di Bergamo, evidentemente, però si può sedere a quel tavolo, una scuola veramente autonoma, si può sedere a quel tavolo con realtà magari anche private dell'associazionismo che sono autonome per definizione, l'ente locale, la scuola, appunto, come dire, con lo stesso livello di capacità decisionale, se non altro, ma anche di autorevolezza, di missione della quale è investita dalla propria comunità, perché è chiaro che se io sono preside di una scuola autonoma, veramente autonoma, io sono portatore anche di una scala di valori, di obiettivi da raggiungere, di un mandato che mi è stato dato dalla mia comunità. Allora, questa, che non è fatta solo di insegnanti, tra l'altro, quindi di tutta la comunità educante che ruota attorno alla scuola. Questo è fondamentale per fare dei patti di comunità che siano veramente tali. Almeno io la penso così, non so se Patrizio è d'accordo, però noi dobbiamo veramente immaginare che il punto non sia solo burocratico, ma sia veramente di dare un senso vero alla parola autonomia, e credo che il tema dei patti di comunità sia uno di quelli dove questa cosa si sviluppa di più, ma poi ovviamente, perché qualcuno pensa che l'autonomia scolastica sia solo un'autonomia di tipo didattico. No, non, deve essere all'interno di un contesto dove, se no non avrebbe senso dargli l'autonomia che so, anche economica, come dicevo all'inizio, no? Una maggiore autonomia economica, per fare una didattica migliore. Sì, ok, forse puoi comprare un computer più bello, puoi comprare una LIM prima di altri, ma non è così importante. Questa era la cosa che volevo dire, legandomi alla cosa che ha detto. Vi lascio con la battuta, l'altra citazione di Camillo Benso, Conte di Cavour, questa la dedico a Simona e alla mia vecchia vita di capo della segreteria, e quindi anche a Davide Faraone, se vogliamo, indirettamente, visto che era il capo della sua segreteria nella scorsa legislatura. Quando si vuole occupare la Camera interminabilmente, senza conclusione, basta gettare in preda agli onorevoli deputati un progetto di legge sull'istruzione. Questo era Camillo Benso di Cavour. E niente, così, per chiudere con una battuta, appunto. Non vedo l'ora di sentire Patrizio invece sui patti di comunità, perché veramente credo che sia una delle cose più belle su cui possiamo lavorare per il futuro. Possibilmente non solo a Bergamo, magari anche in qualche realtà. Un pochino più, meno ben amministrata, diciamo. Eccolo, Patrizio, prego. Patti di comunità. Microfono. Non lo trovi? Sì, va bene. Ecco, sì, benissimo, grazie. Vedi che nonostante tutto sono ancora sveglio, vedo ancora le lampadine quando capisco dove spingere. Sembra incredibile, ma è così dopo 4 webinar. Dicevo, sì, è il quarto. Pensa come siamo cambiati in questi pochi mesi. 6 mesi fa non sapevamo neanche cosa fosse un webinar. Prima volta che me l'hanno detto pensavo fosse un problema di dolore di pancia. Cosa hai fatto? Un webinar da pancia. Quindi adesso tutti siamo qui, un webinar da uno all'altro. Allora, questa storia dei patti educativi di comunità viene descritto nel rapporto del comitato degli esperti, quello che è rimasto segreto, e sostanzialmente viene descritto partendo, io ho lavorato molto su questo, da 2 mie esperienze che però vi devo descrivere. La prima è quella del terremoto. Terremoto Emilia-Romagna 2012, 20 maggio 2012. Tutti mi dicevano chiudi la scuola, io mi sono rifiutato di chiudere la scuola tra il 20 e il 29 di maggio, Simona se la ricorda quella storia, e abbiamo continuato a fare scuola sotto le tende in piazza. Paradossalmente, ma non tanto, proprio aver continuato a fare scuola sotto le tende in piazza è diventato il punto di riferimento della comunità. E tutti si sono talmente stretti attorno a quella scuola che non c'era, che quella scuola è diventato il parametro della ricostruzione. Quindi il patto educativo di comunità, se volete, l'ho sperimentato quando facevo l'assessore, non volendo, nella più drammatica delle situazioni. Quando hai scoperto che non essendoci i muri, la scuola era più scuola di prima, perché era l'elemento coagulante di una comunità che voleva ripartire.
e siamo ripartiti, perché io mi ricordo il dato drammatico di quando la gente veniva da me e diceva quando ripartiamo, e io gli ho detto il 17 settembre come tutti. Poi il destino ha voluto il 17 settembre, nella tradizione ebraica, fosse il giorno di Rosh Hashanah, che è il giorno della ripartenza, e siamo ripartiti. Ed è diventata la scansione della ricostruzione. Tutti guardavano quella scuola, quella tenda, guardavano la scuola che stavamo costruendo per capire che si stava ripartendo. Però questo ha avuto alcuni caratteri molto chiari. La scuola che faceva la scuola, il comune che rappresentava la comunità, tutte le diverse componenti di quella comunità che si ritrovavano, si riallineavano su questo obiettivo comune. Quindi la scansione della scuola come battito della comunità è diventato l'elemento fondante di una ricostruzione di una comunità in grandissima crisi, che però ritrovava in quello la scansione dei tempi. Il secondo esperienza è stato quello del patto del lavoro in Emilia Romagna. Cioè quando nel 2015 abbiamo dovuto ripartire e siamo ripartiti dandoci una scansione di tempo addirittura quinquennale, non sapevamo se saremmo arrivati a sera e ci siamo dati invece un obiettivo di 5 anni, dove l'obiettivo era dimezzare la disoccupazione, e abbiamo scoperto che dando proprio degli obiettivi su cui tutti dovessero andavano a convergere a partire dalla scuola e dalla formazione, è diventato un elemento organizzatore di una comunità più larga, che è diventato dal punto di vista economico un fortissimo elemento, perché gli investimenti si fanno sulla base delle aspettative. Se tu di fatto generi un'idea di concertazione generale intorno ad un'idea molto forte, il salto dimensionale, questo stabilizza le aspettative, riduce il rischio degli investimenti e aumentano gli investimenti. E infatti dopo 5 anni abbiamo tagliato a metà la disoccupazione e ridotto praticamente a metà la dispersione. Ora, perché questo è importante? Perché il patto educativo di comunità nella mia testa non è soltanto un elemento che parte dalla scuola per rendere l'attività didattica più continua e più fattibile anche nelle condizioni estreme, perché ad esempio coinvolge con un accordo di tutti, ad esempio il volontariato, per svolgere quelle funzioni che dentro la scuola non si fanno. Quando abbiamo avuto il terremoto, l'elemento che ci ha permesso di tenere unito non soltanto le scuole ma anche il territorio, quando avevamo proprio paura che i bambini non venissero più, è stata la scuola di musica. Perché la scuola di musica? Perché è una di quelle materie che fa comunità. Perché le abbiamo chiamate campus, le materie su cui esercitare il patto di comunità? Campus vuol dire coding o computing. Cioè è la lettura critica di una cosa che i nostri ragazzi fanno ormai 24 ore su 24. A sta per arte, N sta per musica e P sta per public life, cioè per vita pubblica, il come è organizzata la comunità, ed S sta per sport, che non è la gara ma è un adolescente che misura se stesso col proprio corpo. Perché queste 5 materie che nella nostra scuola hanno 1 ora, 2 ore, cioè hanno marginalità educative, non vengono poste al centro di una nuova modalità educativa in cui il fare comunità diventa il perno del nuovo sistema educativo? Io dico sempre una cosa: quando io ero un ragazzo mi svegliavo la mattina e mi veniva in mente una parola, ero nelle stesse condizioni di Manzoni. Carneade, chi fu costui? Se oggi ti passa in mente l'idea Carneade, chi fu costui, cosa fai? Prendi il telefonino, guardi su Wikipedia e la risposta, filosofo greco o quello che è. Ma attenzione, il fatto di avere a disposizione tante informazioni o essere naufragati di informazioni, tanto non distingue più quelle vere da quelle false, e anzi più dice una falsa e più diventa vera, beh, lì c'è bisogno di scuola, eh? Non più la scuola dell'informazione, ma la scuola della capacità critica. Allora, una scuola che riesca a coniugare il dexterity, cioè il ritorno delle capacità manuali, le skills, cioè le competenze per usarlo, compreso anche la tastiera, e il judgment, cioè la capacità critica sull'esperienza che fai, è una scuola che ha una visione integrata dello sviluppo. Mentre noi veniamo da una scuola, da Casati in avanti, compreso Coppino, che nel 1776 portò l'obbligo scolastico dai 2 ai 3 anni, in realtà
è una scuola che va oltre quella che è la nostra tradizione, dove tu avevi la scuola perché avevi il dexterity, le scuole professionali. Lo skill erano le scuole tecniche, il judgment era affidato ai licei. Attenzione che invece il ragionare sul contenuto vuol dire ragionare sulla tipologia di organizzazione sociale della nostra società. Perché a furia di ripetere un'organizzazione sociale dopo 5 anni, questo diventa organizzazione sociale. Allora, che cosa ci porta a pensare ai patti educativi di comunità? I patti educativi di comunità sono innanzitutto una modalità che, piaccia o non piaccia, va affrontata, che è quella sostanzialmente di una scuola non solo integrata in un territorio, ma in un territorio dialogante. Un territorio che le diverse componenti responsabili della realtà, non solo la politica, ma anche le parti sociali, assumono al proprio centro una scuola. Secondo, è però un momento in cui una società, una comunità riflette attentamente su se stessa per capire come si vuole riposizionare e quindi attribuisce alla scuola nei suoi diversi livelli, dalla scuola dell'infanzia o anche prima, fino al liceo, fino all'università, il punto fondante di un processo non semplicemente di controllo, dove metto il bambino, ma anche di organizzazione sociale, cioè quale comunità vogliamo essere. Vi faccio un esempio. Nel patto per il lavoro dell'Emilia Romagna noi abbiamo messo di fatto un fortissimo investimento dato dai fondi strutturali europei, da una parte dei fondi nostri, da una parte dei fondi nazionali sul territorio, ad esempio per fare una fortissima spinta che mettesse insieme dei percorsi che dalle scuole primarie arrivassero fino ai licei ed oltre, domandando e individuando ad esempio un punto fondamentale di rottura in quel passaggio che non abbiamo risolto quando abbiamo spostato l'obbligo scolastico dai 14 ai 16 anni, ma lì non c'è un riconoscimento, non c'è un diploma. E quindi sei a mezz'aria fra le scuole medie inferiori e le scuole medie superiori e abbiamo scoperto che lì c'è il massimo di rottura, di abbandono. E allora, ad esempio, il fare una scuola professionale in quel momento lì, gestita dalla regione, ma fortemente integrata con la scuola statale, così da creare dei ponti continui, era un modo per recuperare sulla dispersione scolastica, ma era un modo che dovevi discutere non solo con le imprese, ma con tutto il territorio per capire che tipo di società volevi. Allora, il patto educativo di comunità può essere visto in diversi modi. Può essere visto dalla scuola al fuori. Quindi, come fa la scuola ad avere un supporto vero per esercitare una propria autonomia? Però deve essere visto anche dal fuori verso la scuola, che vuol dire quanto quella scuola è un perno fondante di una comunità. Lì, ad esempio, hai un tema grande come una casa, che è il tema dell'integrazione, in particolare in molte aree l'integrazione degli stranieri. C'è poco da fare, perché questo diventa un punto fondamentale. In molta parte del nostro paese tu hai un problema di inclusione di ragazzi che sono o di prima o di seconda generazione e che devono in un qualche modo, il più rapidamente possibile, essere integrati, sia nelle capacità linguistiche che nella capacità operativa. Questo in molta parte è un problema cruciale. Guardate in Francia cosa è successo. Nel momento in cui in Francia tu hai avuto un problema di accettazione ma non inclusione, ti è tornata tutto indietro. Allora, questo è un problema che dobbiamo affrontare. Quindi, quando parliamo di differenze, bisogna che noi affrontiamo anche questo, che cosa porci seriamente il fatto di un paese che è diventato negli ultimi anni un paese di immigrazione e qui non basta dire di no. Allora, tutto questo però impone una riflessione e io ho l'impressione che noi stiamo affrontando questo tema della scuola anche, diciamo, in termini quasi d'ordine pubblico, teniamo aperto, teniamo chiuso, oppure tecnico, la DAD, non la DAD, senza affrontare però il tema fondante di qual è il ruolo della scuola nella nostra società, in una società in così rapida trasformazione. Allora, credo che questo sia un tema, così come a livello nazionale non possiamo nasconderci che esistono delle disparità fra regioni che comunque debbono essere affrontate, perché tutti mi parlano della sanità della Calabria. Però vi ricordo che il tempo pieno è concentrato essenzialmente nelle regioni del nord. La scuola dell'infanzia, da un certo livello in giù, non c'è più,
che la scuola di la formazione professionale, tranne la Puglia, negli altri praticamente non c'è. E allora anche questo è un problema di architettura. Come vedete ce n'è per tutti, eh? Perché c'è per il livello nazionale, c'è per le regioni, c'è per le comunità locali, i sindaci, c'è tutto questo problema da affrontare, c'è anche l'autonomia. Quindi il discorso dell'autonomia scolastica, io ho l'impressione che va affrontato, come dicevo prima, nel più generale quadro di organizzazione del nostro sistema istituzionale, alla luce comunque di un passaggio non irrilevante. E qui chiudo, scusatemi. Non è che dopo questa pandemia globale il mondo rimane come prima, eh? Dopo questa pandemia globale hai dei cambiamenti sostanziali anche nei rapporti all'interno dell'Europa e all'interno di tutto il mondo occidentale. Quindi un qualche problema di collegamento di questa cosa con tutto il resto ci va. Faccio un'ultimissima battuta, voi mi dovete scusare, ma sapete che io di recente mi sto occupando di big data e intelligenza artificiale. Siamo di fronte ad un cambiamento sostanziale nelle modalità di accumulazione della conoscenza. Prima o poi anche la nostra scuola dovrà pure affrontare questi temi. Vi faccio notare, tra l'altro, che esiste un problema di infrastrutturazione del paese. Per un qualche motivo noi stiamo accumulando nel paese una grossissima capacità di supercalcolo, forse più grande che in altri paesi, totalmente separata dal resto del sistema sia educativo che della ricerca. Ma vi ricordo che tutti gli strumenti che noi stiamo usando, in questo l'Europa è totalmente dipendente. Cioè, da questa piattaforma che stiamo usando a tutte le altre piattaforme, in Europa non c'è un'autonomia, un'indipendenza di sistema. Quindi, in un qualche modo, se dobbiamo continuare a usare degli strumenti integrati, non più in alternativa presenza e distanza, ma presenza e strumenti digitali, distanza e strumenti digitali. Ricordatevi che su questo in Europa siamo sostanzialmente in deficit. Vi ricordo che c'è un unico operatore europeo che costruisce grandi computer. Vi ricordo che praticamente non c'è un operatore europeo che produce device. Vi ricordo che non c'è una piattaforma europea di quelle che stiamo usando che ci garantisca che i dati che stiamo oggi dando rimangano sostanzialmente sul territorio europeo. Quindi c'è anche un livello macro-macro per affrontare questi temi. E c'è un tema macro-macro che dovrà portare comunque ad una maggiore omogeneizzazione fra i percorsi educativi nei diversi paesi, se vogliamo che possano essere a loro volta integrati e scambievoli. Questo vale per l'università, ma credo che debba scendere a tutti, perché altrimenti dopo avremo un momento di dibattito, ma perché in Danimarca hanno aperto prima e noi abbiamo aperto dopo? Cioè, come vedete, è una tematica che affronta il tema del posizionamento del paese a diversi livelli, però ce l'è per tutti. Anche per un vecchio economista, vedi Simone, anche per un vecchio economista. Grazie Patrizio, davvero grazie. Mi sembra una analisi lucidissima. Io chiedo a Simona se vuole fare... No? Ok. No, io volevo solo perché... ringraziare sì. Loredana, se me sì. lo consentite, perché... Questa è stata anche per me una grande opportunità di confrontarmi con tutti voi su temi che mi stanno particolarmente a cuore e che mi fanno anche però ben sperare, perché se noi questo pensiero comune riusciamo davvero, chiosando quello che dicevi tu all'inizio del tuo intervento, Loredana, non tanto a tenerlo come bilancio, ma come rilancio e a fare in modo che queste idee poi possano davvero trovare radicamento all'interno della società e diventare frutti che poi si diffondono, insomma, qualcosina abbiamo fatto. Per cui io vi ringrazio davvero e devo scappare via perché adesso ho un incontro con dei ragazzi sul diritto di voto dei fuorisede, per cui andiamo a vedere anche questo. Benissimo, ma andiamo tutti grazie. Perché abbiamo concluso, quindi vi ringrazio davvero, grazie Simona. Grazie Patrizio Bianchi, grazie a Marco Campione, saluto tutti, ma tutti davvero, perché questo è l'ultimo tavolo anche degli Stati Generali della Scuola Digitale. Siamo gli ultimi a chiudere e quindi salutiamo per tutta la giornata. Grazie davvero, a presto, grazie. Ciao a tutti, ciao Marco, ciao Simone, ciao Redana, ciao a tutti. Ciao, grazie, ciao.